chiuso nella sua stanza, in una casa del più bel quartiere di Belgrado, il piccolo Costa disegna su un foglio A4 la pianta della scuola, la più prestigiosa della città, in cui frequenta l'equivalente della nostra seconda media. La sua matita scorre precisa, disegnando una serie di frecce che indicano i banchi all'interno delle aule. Su un altro foglio A4, Costa compila una lista con i nomi di 15 compagni. C'è la ragazzina di cui è innamorato a senso unico e c'è anche quella che non perde occasione per prenderlo in giro, dandogli del nerd. Nella lista c'è anche il suo migliore amico, Vlad. Costa è appena stato alla sua festa di compleanno, ma si è dimenticato di portargli il regalo. E allora gli ha detto: te lo darò a scuola. Ecco, in apparenza Costa è un ragazzo fortunato, una bella famiglia, una condizione economica agiata, degli hobby formativi dal teatro al karate ed è anche bravissimo a scuola, dove ha fatto incetta di premi, gare di storia, olimpiadi di matematica. Sarà per questo, pensa, che i miei compagni mi prendono sempre in giro? Suo padre, un importante radiologo serbo, e sua madre, un'illustre scienziata, gli dicono di portare pazienza, che passerà, ma Costa sembra non passare mai. Cambia classe, ma non cambia lui e non cambiano nemmeno loro. C'è sempre quella ragazzina in particolare che continua a tormentarlo. Ed è il suo nome che Costa mette in cima alla lista che intitola Priority Target, obiettivi prioritari. Mercoledì mattina, prima di andare a scuola, digita il codice segreto che gli consente di aprire la cassaforte del padre e prende due pistole calibro 9 regolarmente denunciate e 5 caricatori. Le infila nello zaino assieme a 3 bottiglie piene di benzina. Ha imparato a sparare al poligono, dove è andato più volte con il papà, un medico che insegna a sparare a un ragazzino, chissà poi perché. All'ingresso dell'istituto Costa incrocia Dragan, il custode, un signore gentile che non gli ha mai dato fastidio, ma che adesso è un ostacolo al suo piano. Così gli scarica addosso 15 colpi senza batter ciglio. In corridoio incontra due ragazzine e una è proprio quella che odia di più. La punta alla testa e le spara, prima di proseguire verso la sua classe, dove ferisce la professoressa di storia e uccide altri 6 compagni. Erano tutti presenti nella lista. Spara anche a Vlad, il suo migliore amico, che si salva, pensate, fingendosi morto, cioè appiattendosi fra i corpi senza vita di 2 compagni di classe. Il piano di Costa prevede a questo punto di lanciare le Molotov per appiccare un incendio in grado di fermare i soccorritori e di consentire a lui di salire al piano di sopra a finire il lavoro. Ma nella sua testa oscurata si accende un barlume di qualcosa, chiamiamolo di coscienza. Si siede sulle scale e chiama la polizia. Sono Costa Kekmanovic, ho 13 anni, venite alla scuola Ribnikar, ho sparato i miei compagni. In Europa non si era mai visto nulla di simile in una scuola. E come sempre in questi casi si cerca disperatamente una spiegazione che plachi la nostra ansia. Secondo alcuni ragazzini sopravvissuti, a innescare la vendetta di Costa sarebbe stata una sua rara risposta sbagliata durante un'interrogazione, un errore che i compagni accolsero con esultanza, cosa per lui inaccettabile. Ma gli psicologi dicono che il bullismo non può bastare a spiegare certe reazioni, certe aberrazioni. Una cosa sola è certa: dopo gli Stati Uniti e il Montenegro, la Serbia è il terzo paese al mondo per possesso di armi. E più in giro ci sono armi, e più in giro ci sono padri che insegnano ai figli adolescenti ad usarle, più aumentano le possibilità che uno strumento di morte finisca nelle mani di chi cammina in quella terra di nessuno che sta tra la fragilità e la follia. Buonasera, fate bei sogni.